Siamo in diretta. No, se dovete fare le cose, mi sei largo. Caramella? A posto, a posto. E i ragazzi, i bambini come sono? Poi ci rimangono là, non ho di uscire, però. Leggiamo qualcosa, lettera ai Romani. Romani. C'è gente pazza come noi, no? Che sta guardando. Che fate a guardare? A mare dovete andare. Bello stare insieme, dai. Ah? Sì. È bello stare insieme. Io sono. Mentre stavamo in autostrada, ma. 2 giugno, di solito scampagnate, cose. È bello stare insieme, dai. Onestamente pensavo che eravamo soltanto noi quattro. L'abbiamo fatto. Diamo un benvenuto a. Rosalba, benvenuta in mezzo al mare, la prima volta, dai. Allora facciamo in fretta che Rosalba deve andare. Romani capitolo 6, ho condiviso qualcosa, oggi ho fatto un video su questo, però diciamo qualcosa che ci possa anche incoraggiare. Romani 6, il versetto, dal versetto 4 in poi. Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, così crediamo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, e la morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché in quanto Egli è morto al peccato una volta e per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Ora, una delle grandi domande che si fa di solito, che ci si pone continuamente nella Chiesa, o quantomeno più che delle domande sono delle osservazioni che si fanno, cioè dicono: se tu sei nato di nuovo, tu non puoi più fare determinate cose che facevi una volta. In questo modo si danno delle, si mettono dei paletti particolari, nel senso che si dice che se una persona ha creduto in Gesù non può più peccare,
no? O quantomeno non, più, non può peccare più volontariamente. Allora io voglio chiedervi stasera, chi è di noi che pecca involontariamente? Il peccato non è mai involontario. Il peccato è sempre volontario. Di qualunque genere. Dalla bugia cosiddetta bianca, no? Detta così perché... Fammelo male. Per bene. A tutto quello che riguarda la nostra alimentazione, il modo in cui gestiamo la nostra vita, il nostro matrimonio, il nostro lavoro, le tasse, il governo, le autorità, eccetera, eccetera, qualunque area della nostra vita, ok? Qualunque area della nostra vita. Chi di noi non pecca? Ok? Allora, il concetto fondamentale che Paolo spiega nelle sue lettere è proprio questo. Noi siamo realmente morti con Cristo, perché Cristo è morto per noi. Attraverso la disubbidienza di Adamo, tutta la morte e tutto il peccato è passato sull'umanità. Attraverso l'ubbidienza di Cristo, tutta la grazia, tutta la giustizia è passata su tutta l'umanità. Ora, una cosa è il nostro rapporto con Dio, quindi quella che è la nostra posizione con Cristo. Paolo qua dice ad esempio al versetto 6, se lo rileggiamo, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Galati 2:20, il versetto famoso, le parole famose, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ok. Lui dice queste cose perché non pecca più o perché in realtà sta dichiarando una realtà spirituale che è accaduta? Chiaramente lui sta dichiarando una realtà spirituale. Io sono stato crocifisso con Cristo, eppure lui non c'era. Ma non c'eravamo neanche nel giardino di Eden con Adamo. Eravamo peccatori in Adamo, siamo stati giustificati per grazia e attraverso Cristo. Ok? Quindi è una posizione legale che noi abbiamo, non l'abbiamo conquistata, non l'abbiamo meritata. Noi non abbiamo meritato il peccato in Adamo perché noi non eravamo lì. Nello stesso modo non abbiamo meritato la grazia e la giustizia perché non eravamo lì alla croce. Allora Paolo sta proclamando una posizione. Noi siamo stati crocifissi con Cristo e non siamo più noi che viviamo, è Cristo che vive in noi. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo una volta e per sempre. La domanda è, ma allora perché continuo a fare certi errori? Perché continuo a soffrire? Perché continuo ad essere tentato? Perché a volte resisto e a volte non ce la faccio? Perché non sono perfetto? Se la Bibbia dice che sono morto con Cristo e risuscitato con Cristo, perché il nostro carattere è ancora... resiste in tutto questo? Perché in realtà sono due cose totalmente distinte e separate. A noi piace unire queste cose, ma queste due cose sono totalmente distinte e separate. Così come il peccato è che abbiamo ereditato, lo abbiamo ereditato senza bisogno di crederci, ok? Era così, punto e basta. La grazia l'abbiamo ereditata così perché Cristo è morto per noi, punto e basta. Cristo è l'ultimo Adamo, ma il nostro carattere, com'è che si fortifica, com'è che cambia? Man mano che conosciamo Cristo, man mano che stiamo con Lui, man mano che la nostra vita affonda nell'intimità e nell'amore di Dio, nella comprensione della grazia, del perdono, della riconoscenza, nella consapevolezza di ciò che non piace a Lui e di ciò che piace a Lui. Questo è il nostro carattere, non è la nostra salvezza. Perché il carattere appartiene alla nostra anima, non al nostro spirito. Perché il nostro carattere appartiene alla sfera della nostra volontà, non alla sfera della sua volontà, compiuta per noi una volta per sempre. Allora, possiamo dire che se anche non siamo perfetti siamo figli di Dio? Vabbè. Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché lui sa che non avrà mai la perfezione da parte nostra. Eppure, voglio farvi leggere qualcosa. In Ebrei al capitolo 10, guardate insieme.
qua parla profeticamente di Gesù, anche se è scritto dopo, sono venuto, ma sta citando qualcosa scritto nell'Antico Patto. Il versetto 5, Ebrei 10:5: perciò entrando nel mondo egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto: ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me. E io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. E dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge: ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Qua parla dell'antico patto, del nuovo patto, ok? È una lettera scritta agli ebrei. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E guardate qua il verso 11. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai che soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. E con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono stati santificati. Allora la Bibbia dice una cosa incredibile, dice che tu non solo sei stato santificato mediante l'offerta di Gesù, ma sei stato reso perfetto. Ora guardi alla tua vita e dici: perfezione di che? Lo direbbero a Roma, ma di che? Non siamo perfetti, non siamo santi. Ma la Bibbia dice che siamo stati santificati e siamo stati resi perfetti non dal nostro carattere, ma dalla sua offerta. Questo ci dà un grande senso di gratitudine. Perché quando lui guarda verso di te, lui non ti vede colpevole. Lui non ti vede con errori. Lui non ti vede con difetti. Lui non ti vede sporco. Lui non ti vede mancante, lui ti vede in Cristo, lui guarda te e vede il suo figlio. Non è meraviglioso? Ma allora il nostro carattere, aridaglie, il nostro carattere deve essere rinnovato, come Paolo dice, perché ha a che fare con la mente. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. La trasformazione del nostro carattere ha a che fare con il rinnovamento della nostra mente, ma non ha niente a che fare con la nostra identità e con la nostra posizione in Cristo. Possiamo essere grati a Dio stasera e ringraziarlo del fatto che siamo stati santificati una volta per sempre e che noi non possiamo aggiungere niente a questo, che siamo stati resi perfetti una volta e per sempre, che non possiamo aggiungere niente. Questa si chiama grazia. Ma allora possiamo fare quello che vogliamo? No, no. Ma nella consapevolezza del suo grande amore, questo non può fare altro che cambiarci. Quando noi sappiamo di essere amati, come possiamo non amare gli altri? Sapete, io ho scoperto una cosa negli ultimi anni, che tutti coloro che stanno diventando sempre più propensi a giudicare gli altri, a puntare il dito e a condannare le persone, sono proprio quelli che non si sentono veramente amati da Dio. Sono proprio quelli che non sentono la grazia di Dio nella loro vita. Ed è come se dovessero sempre fare qualcosa per attirare lo sguardo di Dio e attirare la benedizione di Dio nella loro vita. E si sentono sempre mancanti davanti a Lui. E non si sentono mai pienamente figli. E chi non si sente pienamente amato non riesce ad amare pienamente. Chi non si sente mai veramente perdonato non riuscirà mai a perdonare gli altri. Chi non si sente mai veramente immerso nella misericordia di Dio
non riesce ad essere misericordioso verso gli altri. Ma c'è una posizione che noi non possiamo cambiare, ed è quella che Cristo ci ha dato una volta e per sempre. Io voglio ringraziarlo stasera per questo. Amen. Alziamoci in piedi, dai, ringraziamo. Yeah.
succede.
per tutto quello che lui ha fatto. Che non ha niente a che fare con i tuoi meriti. Io voglio invitarti a cantare questo canto dal profondo del cuore. Non ha a che fare con il tono della voce, non ha a che fare con il volume, ha a che fare con il cuore. Alleluia. Ed esaltare la sua fedeltà. La tua fedeltà è grande. La tua fedeltà, sì, è incomparabile. Grazie, nessuno è come te. Benedetto.
presenza è scesa fino a qui e ci rende liberi. Di adorare te, trovo pace solo in te, quando sei vicino a me e tocchi il mio cuore con il tuo immenso amore. Quando mi prendi per mano e mi sussurri piano piano, tu non sai quanto ti amo, tu non sai quanto ti amo. Sei vicino a me e tocchi il mio cuore con il tuo immenso amore. Quando mi prendi per mano e mi sussurri piano piano, tu non sai quanto ti amo, tu non sai. Sai quanto ti amo, figlio mio. Non ti lascio, non ti abbandono. Sempre con te io sarò. Sempre con te.
Thank you.
Carlo stasera, facciamo con tutto il cuore, con semplicità, con spontaneità. Preghiamo affinché siano fortificati con potenza nell'uomo interiore, affinché possano riuscire a vedere con i tuoi occhi e non più con i loro,
vedere le cose da la posizione, Padre, dalla quale sono seduti, nei luoghi celesti con te. Padre, preghiamo che siano incoraggiati, che siano rialzati, Padre, nel nome di Gesù. Benediciamo i nostri nemici, benediciamo, Padre, benediciamo, Padre, rilasciamo benedizione, benedizione, Padre, benedizione sulle persone, nel nome di Gesù. Chiediamo che una valanga di benedizione possa arrivare nella loro vita, nel nome di Gesù. Padre, preghiamo che possano stare bene, in salute, che possano prosperare, andare avanti e conoscere te ancora di più e sempre di più, Padre, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, noi dichiariamo che il tuo amore vincerà sopra ogni forma di odio, che il tuo perdono trionferà sopra ogni forma di rancore e di risentimento, che la tua gioia trionferà sopra ogni forma di tristezza, depressione, nel nome di Gesù, e che la rivelazione del tuo amore e della tua grazia trionferà sopra ogni immagine sbagliata che si ha di te. Padre, noi preghiamo che la tua immagine di Padre possa continuare ad essere radicale nel cuore delle persone, soprattutto nella vita di coloro che dicono di credere in te, Padre. Oh, nel nome di Gesù, nelle nostre vite abbiamo così bisogno della tua rivelazione nei nostri cuori. Rivelati come Padre, e che come Giobbe possiamo dire: il mio orecchio aveva udito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Padre, rifiutiamo di andare avanti per ciò che ci è stato insegnato. Rifiutiamo di andare avanti per ciò che altri hanno detto di te. Desideriamo vivere con una rivelazione fresca e personale. Rivelati nei nostri cuori. Abbiamo bisogno di te. Riconosciamo che molti dei nostri problemi sono determinati dal fatto che non ti conosciamo per come dovremmo conoscerti. Riconosciamo che parecchie delle nostre attitudini sbagliate sono il frutto di un'immagine sbagliata che abbiamo di te. Padre, nel nome di Gesù, rivelati nei nostri cuori. Si è distrutta ogni immagine tua sbagliata nei nostri cuori, finché possa rimanere tutto quello che appartiene a te, solo quello che appartiene a te. Grazie Padre con tutto il cuore, grazie per la tua parola, grazie per come parli ai nostri cuori e ministri alle nostre vite continuamente. Ti ringraziamo, ti diamo tutta la benedizione, tutto il ringraziamento, Papà, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Ciao Marco, vuoi quella la preghiera per sua moglie? Sì, 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 certo, ora pregheremo. Allora, come si chiama sua moglie? Esther. No, non lo so. Marco, come si chiama tua moglie? Rispondici. Dio è buono ed è meraviglioso, perché io riconosco nella mia vita quanti errori nel passato ho fatto a causa di un'immagine sbagliata che avevo di Dio nella vita. E riconosco realmente quanto la rivelazione di Dio come Padre possa cambiare realmente i nostri cuori. E gloria a Dio. Preghiamo un attimo, preghiamo per Marco, per sua moglie, ok?
per questa gravidanza, continuiamo a credere in Dio per... Non pregheremo, continueremo a ringraziare Dio per il miracolo in questa gravidanza, ok? Alleluia. Chi è che vuole? C'è qualcuno che vuole pregare? Qualcuno che vuole pregare? Bene, se c'è qualcuno che vuole pregare, devo ringraziare Dio, dai. God bless the mission we can announce. Padre, abbiamo pregato, abbiamo reclamato un miracolo nella vita della moglie di Marco in questi, nella scorsa settimana. Nel nome di Gesù, Padre, noi dichiariamo e continuiamo a credere e a ringraziarti perché la tua mano è stesa sopra il grembo di sua moglie. Nel nome potente di Gesù Cristo noi dichiariamo un miracolo, che non c'è nessuna malformazione nel grembo di questo, in questo bambino, che nel grembo di sua moglie. Nel nome potente di Gesù noi dichiariamo la perfezione di questo bambino, dichiariamo la sua perfezione, Padre, a livello fisico, a livello cerebrale, a livello di qualunque cosa, Padre. Dichiariamo che questa gravidanza è perfetta e noi vogliamo dichiarare nel nome di Gesù che i medici saranno sorpresi e saranno scioccati nel vedere, Padre, i cambiamenti in questa gravidanza. E per questo, Padre, noi vogliamo ringraziarti con tutto il cuore e vogliamo dare a te già da ora tutto il ringraziamento, e dichiariamo che i medici non toccheranno quel bambino e che ogni forma di paura, di ansia, nel nome di Gesù Cristo se ne va via dalla vita di Marco, dalla vita di sua moglie. E dichiariamo pace e serenità in questa gravidanza, dichiariamo miracolo, un miracolo creativo, dichiariamo, Padre, che la tua mano è sopra di lui, e per questo ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen, amen e amen. Gloria a Dio. Amen. Continuiamo a leggere qualcosa dalla scrittura, dai, io sento nel mio cuore di continuare su questo argomento, perché è importante andare a comprendere come si muovono le cose nella, nella nostra vita. Devi andare. Grazie di essere stata con noi. Saluta tutti, ok? Grazie, grazie. Ciao. Alla prossima, vai. Ci vediamo, alla prossima. Vai piano. Metti la cintura. Amen. E dobbiamo, a volte c'è una grande confusione nella, nella Chiesa nel cercare di comprendere ciò che spetta a Dio, ciò che spetta a noi. No? Cambi, facciamo un po' più avanti. Ciò che spetta a Dio, ciò che spetta a noi. A volte sono dei discorsi che chiaramente sono... sono profondi e non si possono risolvere sicuramente in 5 minuti con una riunione, perché sono argomentazioni che vanno avanti da 2000 anni, quindi nessuno può avere la pretesa di risolvere certi argomenti con 4 versetti, naturalmente. Però si possono esprimere dei concetti base che danno sicuramente delle, delle linee guida. E quindi il concetto è questo: cosa aspetta Dio? E cosa aspetta a noi? Cosa aspetta a Dio e cosa aspetta a noi? Come parlavamo poco fa, come dicevamo, la santificazione molto spesso è un argomento che è molto frainteso nella Chiesa, perché alcuni non sanno definirlo. Faccio un esempio, ad esempio. Sì, siamo salvati per grazia, però dobbiamo santificarci, perché se non ci santifichiamo c'è il rischio di perdere la salvezza, e quindi in un modo o in un altro dobbiamo fare qualcosa per mantenere quello che Dio ci ha dato. Ma se qualcuno domanda, ok, ma di cosa stiamo parlando? Santità di che cosa? Di che cosa? Cioè, ci sono dei peccati che si possono fare o cose che non si possono fare? No, non si possono fare peccati.
però noi peccati li commettiamo ogni giorno. Sì, però ogni giorno se noi ci pentiamo dei nostri peccati, si insegna, il Signore ci lava con il suo sangue e di conseguenza noi veniamo perdonati. Ok, ma se muori mentre stai peccando, vai in cielo o vai all'inferno? Perdi la salvezza, eccetera, eccetera. Cioè se ti succede qualche cosa, il Signore ritorna, oppure muori, oppure non lo so, qualunque cosa, e ti trova in uno stato peccaminoso e magari non hai chiesto perdono, allora questo non lo so. Sì, però grazie a Dio siamo salvati, quindi abbiamo, però solo chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E c'è questo continuo colpo al cerchio e colpo alla botte per cercare di fare stare in piedi sta dottrina, che non si capisce mai alla fine chi è che viene salvato e chi non viene salvato. Sei salvato, puoi perdere la salvezza? Sì, no, però dobbiamo santificarci. Però la Bibbia dice di essere santi come Lui è santo. Sì, però chi è che può essere santo come Lui è santo? Sì, però siamo santificati solo per il sangue di Gesù. Allora è un merito suo, non è un merito nostro? Sì, però dobbiamo santificarci. Non si riesce a capire alla fine cosa succederà. Alla fine ci sono sempre quelli che dicono: lo sapete chi vivo? Lui sa ogni cosa. E questa sicuramente è la risposta, una risposta saggia, ma non è una buona risposta. Perché io dico, tutti noi che abbiamo figli, il nostro desiderio è quello di fare stare sereni i nostri figli. Faccio un esempio. Mentre noi siamo qua, che pensiamo di cambiare il mondo, i nostri figli sono di là e stanno giocando, non gliene frega niente né di Dio, né della dottrina. Non sanno cos'è la santificazione. Non sanno che se sbagliano devono chiedere perdono e invocare il sangue di Gesù. Non sanno niente dell'Apocalisse, né del ritorno del Signore, né dei quattro esseri viventi, né dei 24 anziani, né delle bestie, né di Babilonia, né del mostro a quattro teste. Non sanno niente. Eppure l'unica sicurezza che loro hanno è quello di essere amati da mamma e papà. È vero o no? Ora, noi non ci rendiamo conto che alla fine il paragone più bello che c'è nella scrittura è che così come noi trattiamo i nostri figli, il nostro padre ci tratta molto meglio. Cosa ha detto Gesù un giorno? Vi ricordate? Se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nel cielo saprà dare cose buone a coloro che gliele chiedono. E una volta ho ascoltato una testimonianza, non so se ero qua quando l'ho raccontata l'altra volta, ma ho ascoltato, credo, una delle spiegazioni più belle che riguardano il giudizio di Dio. E l'esempio era questo. Una volta sentì una storia, raccontava questo predicatore, di un padre che aveva dei figli, e uno di questi era particolarmente tosto, e il padre cercò di farlo crescere bene, e alla fine, insomma, era un ragazzo educato, però era molto, molto agitato, un ragazzo che ne combinava di tutti i colori, ma il padre amava il figlio. E a volte a scuola lo richiamavano, veniva chiamato il padre, la madre, doveva essere accompagnato dai genitori, a volte qualche sospensione, qualche nota in più degli altri. Era molto, molto vivace. Un giorno il padre gli diede un avvertimento, disse: se tu fai questo un'altra volta, aveva combinato dei guai in casa, e la casa era stavano facendo dei lavori in casa, e il padre disse: se tu fai ancora un'altra monelleria, ed era uno che ne combinava veramente cose particolari, questo bambino aveva 8 anni, tra gli 8 e i 10 anni, non ricordo bene, comunque questa era l'età, il padre disse: se tu combini un'altra volta una cosa del genere, io ti manderò a dormire 3 notti da solo nel sottotetto. Te lo ricordi questo? Nel sottotetto.
E il bambino, come tutti i bambini del mondo, non credeva a questo, o quantomeno non diede molta impressione o molta importanza. Quando il bambino combinò questa monelleria, il padre disse: l'ho detto e lo faccio. E quella notte lui portò il bambino a dormire da solo nel sottotetto. E quando lo accompagnarono, il bambino piangeva. C'era un lettino, un cuscino, una coperta. E il bambino era terrorizzato a stare al buio in quel sottotetto. Ma il padre gliel'aveva detto che l'avrebbe punito. Chiusero la porta del sottotetto e il bambino continuava a piangere. Il marito e moglie si misero a letto e sentivano il bambino piangere. E il cuore del padre diventò piccolo piccolo. La moglie cominciò a piangere perché sentiva il figlio che piangeva. E la moglie disse al marito: non possiamo lasciarlo così. E il marito disse: no, lui deve capire che ha sbagliato e deve capire che quando suo padre gli dice una cosa è serio ed è per il suo bene, perché sennò crescerà male. E nel frattempo continuò a sentire il bambino che piangeva. E la madre piangendo, la moglie piangendo, disse: sì, però noi non possiamo lasciarlo così, il nostro figlio sta soffrendo, si sarà già pentito di quello che ha fatto. E suo marito ci pensò 5 minuti e disse: ho avuto un'idea. Se lui deve capire che non può fare quello che vuole, però glielo farò capire in un altro modo. E il padre uscì dal letto, salì da sopra e trovò il bambino che piangeva. E il padre fece una cosa, gli disse una cosa al figlio, disse: io desidero che tu impari questa lezione. E io ti avevo detto che se tu avessi fatto il monello ancora una volta, tu avresti dormito per 3 notti nel sottotetto. Però possiamo fare una cosa. Tu dormirai 3 notti qui nel sottotetto, però io dormirò con te. E non ti lascerò. E questa punizione io la farò insieme a te. Questa è una delle storie che mi toccano. Mi ricordo anni fa, quando sentii questa storia, compresi proprio l'amore del padre quando corregge i suoi figli. Come si può credere realmente in un Dio che manda all'inferno, nelle pene eterne per l'eternità, le persone? Un Dio che ci insegna ad amare i nostri nemici e a perdonare coloro che ci fanno del male e a benedire coloro che ci maledicono. Come potrebbe andare contro questa legge? Io non voglio entrare in questo argomento perché so che è un argomento molto particolare, però a volte noi non comprendiamo cosa aspetta Dio e cosa aspetta a noi. La santificazione, come dice qua, come abbiamo letto in Ebrei 10, è qualcosa che ci ha dato Cristo una volta per sempre. Lui ci ha santificati una volta per sempre e ci ha reso perfetti. Alla luce di questo, noi possiamo vivere la nostra vita santificandoci. Ora, cosa significa santificarsi? Io so che la prima spiegazione che ognuno dà è che essere santo significa non peccare più. Ma la parola santo non significa esente dal peccato, ma la parola santo significa appartato, messo a parte. Significa che ha uno scopo e ha un obiettivo. Nell'Antico Testamento, quando si costruì il tabernacolo di Mosè, tutti gli utensili, dice la Bibbia, vennero unti con l'olio della consacrazione e vennero consacrati o santificati per l'opera del Signore. Non significa che quegli utensili non si sporcavano mai, ma significa che avevano un uso particolare.
e venivano messi a parte. La vera santificazione è quella che viene descritta in Ebrei al capitolo 12, guardate qua. Perché quando io dico dobbiamo santificarci, la prima cosa che pensiamo è non devo fare più quella cosa, è vero o no? Non andare più là, non fare più quella cosa, non stare più con quelle persone. E se noi evitiamo persone, cose e luoghi, noi ci stiamo santificando. No, noi non ci stiamo santificando, perché se fosse vero, Gesù sarebbe stato un esempio pessimo di santificazione. Gesù addirittura andò contro la legge di Mosè molte volte. Gesù non rispettava il sabato. Gesù non andava secondo certe regole, certe tradizioni, secondo la legge mosaica. Per questo i farisei lo bacchettavano a modo. Però Gesù andava sempre, stava sempre con persone pessime. Perché? Perché? A noi hanno insegnato che nel momento in cui hai creduto in Gesù devi abbandonare tutti i vecchi amici. Gesù esattamente faceva il contrario. A noi ci hanno insegnato che nel momento in cui crediamo in Gesù non dobbiamo più andare in certi luoghi. Gesù faceva esattamente il contrario. Gesù è sceso sulla terra, scusate questa espressione molto cruda, ed è andato nei posti peggiori, frequentando le persone peggiori, ma facendo la differenza. Gloria a Dio. Non come il santone, ma come colui che amava. Amen. Ciò che colpiva alle persone della figura di Gesù non era la sua santità. Amen. Perché chi è nel peccato non capisce lo santo. Perché secondo il concetto vero della santità dell'antico patto, Gesù non si santificava per niente. Non poteva toccare i lebbrosi, una persona che era santa. Non poteva stare con le prostitute. Non poteva frequentare o mettersi a tavola con i pubblicani. È vero o no? Secondo il concetto ebraico, Gesù tutto fece tranne che essere santo. Ma cos'è che colpiva di Gesù? La sua santità o il suo amore? Il suo amore. Cos'è che le persone oggi hanno bisogno di vedere in te? La santità, cioè la perfezione, il fatto che non fumi, il fatto che non vai in discoteca, il fatto che non vedi certi film, il fatto che non frequenti certe persone, o il fatto che tu ami le persone in maniera incondizionata, qualunque sia la loro condizione. Cos'è che realmente colpiva le persone quando Gesù andava? Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi, disse il lebbroso. E Gesù, dice la Bibbia, stese la mano e lo toccò e disse: sì, io lo voglio. Gesù diede un'immagine totalmente diversa di Dio, che non era lì Dio tre volte santo appartato in un angolo del cielo che guarda verso le persone giudicando i buoni e i cattivi. No, ma l'Iddio, la parola che si è fatta carne e che è venuta ad abitare non solo tra di noi, ma che è venuta ad abbracciarci. Nella sua santità non si è mai sporcato il cuore. Amen. Nella sua perfezione nessuno è mai riuscito a fargli uscire una mala parola dalla bocca, di giudizio o di condanna. Anzi, in realtà Gesù era molto arrabbiato con i farisei. Un giorno disse: a vostro riguardo avrei molte cose da dire, dice, ma dico soltanto ciò che ho udito. Fido, l'uomo non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare, e non può dire nulla da se stesso se non quello che sente. Però a vostro riguardo, riguardo dei farisei, dice, avrei molte cose da dire. Umanamente non si immaginava. Avrei molte cose da dirvi, ma è meglio che mi stavo muto, diceva Gesù. E dico soltanto ciò che mi dice il Padre. Però quando gliele doveva cantare, gliele cantava. A questi signoroni della legge, che erano soltanto iota
è apice, punto dopo punto. Cos'è che realmente, cosa significa realmente santificarsi? La santificazione, vedete, noi la troviamo in Luca, guardate, la vera santificazione. Avevo detto ebrei? Sì, ok, ebrei 12, un attimo, velocemente, è vero. Ebrei 12, il versetto 1, guardate che cos'è una delle bellissime rappresentazioni della santificazione. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Cioè, tu vivi con uno scopo. Non vivi per essere perfetto. Vivi con uno scopo. E lo scopo non è essere perfetti. Lo scopo è raggiungere la persona. Guardate in Luca 10. Versetto 29. Egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: chi è il mio prossimo? Bellissimo. Allora Gesù rispose e disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, che fece? Passò oltre dall'altra parte. Similmente anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Sapete perché Gesù racconta questa parabola? E racconta e dà queste tre figure: il sacerdote, il levita e il samaritano. Gesù era un provocatore incredibile. Gesù voleva provocare i giudei ben pensanti con la figura dei samaritani, perché i samaritani erano quelli proprio che i giudei odiavano più dei pagani, perché i pagani erano cani, ma questi erano proprio cani e porci. E Gesù racconta questa cosa per provocare le persone, e raffigura il sacerdote e levita che letteralmente se ne fregano di questa persona che è mezza morta lì per terra. Similmente anche un levita si trovò a passare quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, che sono figura dello Spirito Santo, ma che rappresentano proprio l'opera di Dio nella nostra vita. E poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari, li diede al locandiere dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Il sacerdote e il levita non potevano, perché erano santi, non potevano sporcarsi le mani, non potevano toccare un impuro, era in mezzo alla strada, secondo la legge non potevano fare niente. Una legge che ti impedisce di usare misericordia non serve a niente se non a renderti un mostro. Possiamo essere impeccabili, santi, secondo quella legge, ma non ha niente a che fare con il cuore di Dio. E Gesù rappresenta se stesso come il samaritano, colui che è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, colui che è venuto per recuperare la pecora smarrita, colui che è venuto a trovare e recuperare la dramma perduta e a salvare il figlio del prodigo per strada. Questo qua versa olio e vino,
fascia il ferito, lo mette sulla propria cavalcatura, lo porta in una locanda e poi prende due denari, li dà al locandiere e dice: usali per prenderti cura di lui, tutto quello che spenderai in più io te lo renderò al mio ritorno. Non è quello che Gesù vuole insegnare riguardante il fatto che lui ci ha dato dei doni, ci ha dato dei talenti, ci ha dato, si prende cura di noi, quello che ci ha dato lo dobbiamo mettere a disposizione delle persone che hanno bisogno, e se magari, tra virgolette, quello che lui ci ha dato non ci basta, dovremmo investire quello che è nostro. E Gesù ha detto: quando io ritornerò, anche se tu hai speso di più, io te lo renderò al mio ritorno. Perché? Perché lui non ha debiti con nessuno. Amen. E noi stiamo ancora a volte cercando di capire come santificarci, cosa fare, cosa non fare. Giacomo ha detto: chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato. E questo è il peccato più evidente e più frequente nella Chiesa del Signore. Non quello che fa, ma ciò che non fa. Cosa aspetta Dio? Cosa aspetta a noi? Lui ci ha santificati, significa lui ci ha messi a parte per uno scopo, per un servizio. Qual è il nostro servizio? Qual è lo scopo della santificazione? Fare vedere quanto siamo bianchi? Fare vedere quanto è bianca e pulita? No, questa maglietta si sporca e si sporcherà. Giovanni 13, guardate qui. Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Versetto 5, Giovanni 13, verso 5. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? E Gesù rispose e gli disse: quello che io faccio ora non lo comprendi, ma lo comprenderai dopo. E Pietro disse: tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Se non ti lavo, non avrai alcuna parte con me. Guardate qui Gesù cosa sta facendo. Gesù, l'obiettivo di Gesù non è lavare i piedi. L'obiettivo di Gesù è dare un esempio. Lo vediamo subito dopo. Cosa significa se non ti lavo i piedi? Com'è? Dice: se non ti lavo non avrai nessuna parte con me. Pietro sta dicendo: devi permettere che qualcuno ti serva. Perché se non lo fai, tu non potrai servire. Tu devi permettere a qualcuno di perdonarti. Perché se non lo fai, tu non potrai perdonare altri. Pietro aveva un problema di orgoglio molto serio. Ricordate tutte le volte in cui lui reagì: Signore, io sono pronto ad andare in prigione con te fino alla morte, eccetera, eccetera. Poi invece di andare in prigione, pigliò cutelli e ci tagliò la ricchia, che lui, perché in prigione non ci voleva andare. Però mezz'ora dopo è lì a rinnegare Gesù. E Gesù dice una cosa: se io non ti lavo, non avrai nessuna parte con me. Cioè, se noi non sperimentiamo la grazia nella nostra vita e la misericordia, noi non riusciremo a dare né grazia né misericordia ad altri. E non riusciremo a capire lo scopo per il quale viviamo, che non è quello di non commettere peccato, perché è impossibile. Ma lo scopo della nostra vita è portare la grazia alle altre persone e avere quindi parte con il corpo di Cristo. Avere parte con lui. Ed è talmente importante scoprire qual è ciò che spetta Dio. Lui ci ha santificati, lui ci ha redenti, lui ci ha resi perfetti. Ma perché? Per metterci in un piedistallo e fare vedere a tutti quanti quanto siamo santi e perfetti?
siamo stati santificati, siamo stati lavati per uno scopo. Guardate qua cosa dice. Cosa dice Gesù? Se non ti lavo non avrai nessuna parte con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e la testa. Beh, lui è così, da un estremo ad un altro. E Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Tu camminando ti sporcherai e sporcandoti avrai bisogno sempre di qualcuno che ti lava i piedi. Camminando ti sporcherai i piedi. Non pensare di essere perfetto, perché camminando i cadda qualcuno ci pesta. Camminando pesterai il piede, i calli a qualcuno, è impossibile che non accada. Quindi avrai sempre bisogno di qualcuno che ti perdonerà. E quando tu comprenderai che tu hai bisogno di essere perdonato, tu a tua volta riuscirai a lavare i piedi ad altri e quindi a purificare e quindi a perdonare. Noi siamo sempre tendenzialmente portati a purificarci e non a purificare altri. Ma quello che Gesù, il concetto che Gesù ha spiegato è: voi siete stati santificati per santificare. Voi siete stati purificati per purificare, siete stati perdonati per perdonare, avete ricevuto grazia per darla, avete ricevuto misericordia per rilasciarla nella vita degli altri. Amen? Cosa aspetta Dio e cosa aspetta a noi? La vita con Cristo non è una vita senza peccato, è una vita ripiena d'amore, perché l'amore copre moltitudini di peccati. Amen. E continuerà a farlo. Siamo stati santificati e resi perfetti una volta e per sempre nel nostro spirito, ma nel nostro carattere, nel nostro cammino quotidiano non è possibile. Camminando ci sporcheremo i piedi. Dice: hai fatto il bagno, sei tutto pulito, ma i piedi te lo va a lavare ogni giorno. Ogni volta che tu esci di casa ti sporcherai i piedi. Significa che siamo stati redenti, cioè siamo figli, siamo con Lui, apparteniamo a Lui, ma il nostro carattere continua ad essere modificato, continua ad essere messo alla prova. È vero o no? Nel tuo lavoro, nella tua casa, per strada, semplicemente quando guidi. Io a volte faccio i video in macchina e mentre sto guidando e sto parlando del Signore qualcuno mi taglia la strada e devo sforzarmi perché di fronte a quella telecamera devo... Scherzo. Ma voglio dire, è così, ci capita a tutti quanti. Cosa aspetta Dio? Quello che aspetta Dio, Lui l'ha già fatto, tutto è compiuto, grazie. Amen. A Dio. E questo è quello che ci dà sicurezza. Quei bambini di là sono l'esempio lampante di come dovremmo essere noi, sicuri, calmi e tranquilli che papà e mamma ci amano. Qualunque cosa facciamo. Ci possono sgridare, ne possono urlare una tombolata, qualche cosa, metterci in castigo, ma la sera saremo lì a tavola a mangiare tutti insieme. È vero o no? Alleluia, è così. La nostra posizione di figli, chi ce la può levare? Nessuno, manco noi, perché non l'abbiamo scelta noi. Qualcuno ha scelto per noi. Ma ora che siamo vivi e che siamo coscienti di questo, cosa dobbiamo fare? Concludo in questo modo. Un esempio che faccio spesso e che mi ha sempre toccato. Quando Gesù parla del figlio al prodigo, alla fine parla del fratello, vi ricordate? E rappresenta questo fratello come i farisei, quelli che sono rimasti a casa e non gliene fregava niente del fratello minore che era per strada e che era lontano da casa, non gliene interessava niente. Ecco perché i farisei
Anzi. Mormoravano contro Gesù. Però perché? Non tornassi più. Perché? Perché mormoravano Gesù? Dice, egli accoglie i peccatori e i pubblicani, addirittura mangia con loro. E Gesù sta dicendo, questo è quello che voi dovreste fare. Questo è quello che voi dovreste fare. Ma voi siete come il fratello del figliol prodigo, che siete rimasti in casa pensando di lavorare per il padre e non avete coscienza di chi siete e di chi sono realmente i vostri fratelli. Ma Gesù ha detto, ma io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Io sono il pastore che va a cercare la pecora perduta. Io sono quella donna che cerca la dramma scomparsa. Io sono quel fratello maggiore che non può stare in casa, deve andarsi a cercare il proprio fratello minore. E Gesù è il nostro fratello maggiore. Amen. E questa è la missione che Gesù ha dato ad ognuno di noi. Andate a cercare i vostri fratelli. Ma sono in un night club. Te ne vai in un night club. Amen. Sono in discoteca, sono al cinema, sono in un campo di calcio, sono in un teatro, sono lì a bere e a fumare. Te ne stai con loro. Io non posso mai dimenticare un giorno quando stavo tornando, credo da Napoli, ero sul treno e c'era una squadra, non era un gruppo di ragazzi, era una mandria di ragazzi assurdi. Questi erano dei tifosi, erano dei tifosi della non so di che cosa, di una squadra, non voglio dirlo, me lo ricordo ma non voglio dirlo. E mi ricordo che erano lì a bere, a fumare spinelli a livelli impressionanti. E non c'erano posti a sedere. E quindi ho dovuto fare un tratto praticamente seduto a terra. Qualcuno che sapeva che la riunione era 19:30. No, era anche in tanti. Chi è? Allora, guardate, questi qua praticamente fumavano spinelli a livello impressionante. E io mi ci sono buttato letteralmente in mezzo. E c'era qualcuno accanto a me che mi diceva, tu non puoi stare là, non puoi stare. Non puoi stare là. Sei tu che non puoi stare fuori. Noi dovremmo stare lì in mezzo, a stare con i ragazzi. Ci ma fumo gli spinelli, non ti preoccupare, non faccio magari un tiro, non ho problemi. Pur di guadagnare le persone, pur di raggiungere, pur di parlare, pur di far comprendere loro il senso della vita. Sapete cosa è successo? Questi ragazzi, arrivati a un certo punto, quando abbiamo cominciato a parlare di Gesù e dell'amore di Dio, non riuscivano a credere che una persona gli stesse parlando di Gesù e nello stesso tempo si stesse letteralmente fumando in maniera passiva non so quanti spinelli. Io sono uscito così da quel vagone, ero così tipo, non mi ricordavo più neanche come mi chiamavo. Però sono con quel giorno abbiamo avuto modo di pregare con questi ragazzi. Io non so quello che Dio ha fatto, ok? Non è mio compito sapere quello che Dio ha fatto nel loro cuore. Ma una cosa è certa. Io nel passato ho avuto delle occasioni che non ho saputo sfruttare e sono quelle per le quali io ho chiesto perdono a Dio. Momenti in cui mi sono vergognato a volte e non ho colto l'occasione per poter parlare del suo amore e della sua grazia. E ho promesso davanti a Dio di non fare mai più questo errore, mai più. Qualunque occasione per poter raggiungere ogni persona che è lasciata lì, mezza morta, e che la religione sta tenendo lontana, la religione non accetta, la religione sta giudicando e condannando, perché dice, se tu sei lì a terra mezzo morto, vuol dire che hai combinato qualche peccato, vuol dire che hai fatto qualche cosa, vuol dire che te lo meriti, vuol dire che è il giusto giudizio di Dio. Gesù ha detto, il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. È scritto che Gesù è stato unto di Spirito Santo ed è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo. Quando Gesù liberò l'indemoniato gadareno, quel ragazzo che tornò sano di mente, disse a Gesù, voglio seguirti. Gesù ha detto no,
devi fare una cosa migliore. Devi rimanere qui e devi raccontare a tutti quello che il Signore, le meraviglie che il Signore ha fatto nella tua vita. Amen. No, io voglio seguire Gesù. No, ti devi stare qua e devi parlare di Gesù agli altri. Ma pensate un attimo, Gesù che disse a quel ragazzo, vi ricordate a quel ragazzo il giovane ricco? Vi ricordate? Al giovane ricco disse: vai, vendi tutto ciò che hai, ricavato dalle poveri, e poi vieni e seguimi. Sì, domani. E quel ragazzo che aveva molti, che amava i soldi, se ne andò triste, Gesù lo amò. A quello che invece Gesù ha liberato e diceva: Signore, voglio seguirti, Gesù ha detto no. Perché vedete qual è il problema? Gesù non ha un metodo. Però Gesù parla sulla base di cosa il collo che c'è nel cuore. A quello che non lo vuole seguire, Gesù gli dice: vieni appresso a me. A quello che invece vuole andare appresso a Gesù, Gesù gli dice: no, rimani lì dove sei. Perché? Perché Gesù non gli interessa avere, fare proselitismo. A Gesù interessa che le persone facciano del bene agli altri. Amen. E che possano portare il messaggio del Vangelo. Gesù non interessa avere un seguito. Gesù dice: rimani dove sei e racconta a tutti quanti le meraviglie che il Signore ha fatto. Amen. Amen. Non è riempire una comunità, non è avere un gruppo grande o piccolo che sia, non ha importanza. L'importante è cosa fai dopo la riunione. Amen. È questa la differenza, non è la riunione, è cosa fai dopo. Questa non è la parte più importante della nostra vita. La parte più importante inizia esattamente dopo. Noi aspettiamo le riunioni per migliorarci e invece dovrebbe essere il contrario. Noi aspettiamo la riunione per pigliare una boccata d'aria fresca. Quando mi ne vai a chiesa, così mi provo, mi ristoro un pochettino. No, dovrebbe essere il contrario. Dovremmo non aspettare altro che uscire dalle comunità o dalle nostre riunioni per poter andare a benedire le persone. Non significa che ci andiamo missionari tutti quanti in Africa, non è questo. Ma stiamo dicendo il fatto che lì possiamo esserlo, dove siamo. Fai del bene a chi ti fa del male. Ma come, collega, che se me le tassero? A testa tagliata? Sì, lì devi dimostrare chi è Cristo. Lì, al tuo datore di lavoro. Lì a quelli che ti stanno cercando di mettere i bastoni fra le ruote dovranno capire che tu ruote non ne hai più perché hai imparato a volare come quell'aquila. Tu che cerchi di mettermi i bastoni fra le ruote non ne hai più ruote, ho le ali, sto volando, non mi puoi fermare più. Alleluia. Avere il desiderio di benedire le persone, di abbracciarle e di fare del bene, lasciarle scioccate. Ma come, tu hai ricevuto del male e stai rispondendo con il bene? Questa è la vera santificazione. Perché io sono stato appartato da Dio per amare le persone. Amen. E per fare loro del bene. A volte sbaglio, il mio carattere non è perfetto, ma una cosa so, so che Lui mi ama, Lui mi ha santificato e quindi io ce la farò. Io ce la farò a portare l'amore di Dio alle persone. Tu ce la farai nel nome di Gesù. Tu ce la farai. Perché? Perché sei abilitato per fare questo. Perché sei stato santificato, sei stato reso perfetto. La cosa bella o la cosa brutta, non so se che notizia è per te, è che non hai più scuse. Amen. Amen. Sì, sì. Dillo alla persona accanto a te, non hai più scuse. Non abbiamo più scuse. Se non ci impieghiamo. Gloria a Dio. E pure tu a casa non hai più scuse. E Dio lo sa accanto pure. E dillo alla persona accanto a te pure che sei a te che sei. Tutto il mondo, non hai più scuse. Grazie papà. Grazie con tutto il cuore. Vogliamo ringraziare il Padre per questa sera. Allora, però non mi fate ringraziare sempre a mia, dai, Carussi, dai. È sempre a me. Dai. Con tutto il cuore, facciamolo con tutto il cuore e con semplicità. Grazie, non abbiate paura né timore. Grazie Signore, grazie. Grazie papà. Grazie Signore ancora in questa sera. Grazie. Per come hai parlato ai nostri cuori. Grazie Signore.
Signore, ti voglio ringraziare per quanto, Signore Dio, ancora vorrei parlarci, sì, Dio, sì, tramite la tua scrittura, Signore Gesù Cristo. Perché, oh Dio, alleluia, per come il pastore Corrado, Dio glorioso, grazie, alleluia, sta la tua presenza, Dio, e noi, oh Signore Dio, ci accorgiamo, Signore, che lui, oh Signore Gesù Cristo, ha un cuore per te, oh Signore Dio. Signore, vogliamo dedicarci a te, oh Signore, sì, sì, vogliamo sì, fare sì, la tua volontà, oh Signore, vogliamo seguirti, oh Signore, e dare agli altri, oh Signore, ciò che tu vorresti che noi potessimo dare, oh Signore. Grazie, Signore. Vogliamo essere di supporto, oh Signore Gesù Cristo. Grazie, papà. Anche grazie. Noi a volte abbiamo di bisogno, oh Signore Gesù Cristo, ma noi, oh Signore, scegliamo, oh Dio, di mettere da parte le nostre situazioni, oh Dio, alleluia, di coinvolgere altri, oh Signore, ad accogliere il tuo amore, oh Signore sì, Gesù Signore, Cristo. Grazie. Oh Signore, che possiamo essere ben disposti, oh Signore Dio, ad aprire i nostri occhi, le nostre orecchie, oh Signore, e ad ascoltare e vedere i bisogni di altri, oh Signore Dio, per come tu ci insegni, oh Signore, di fare il bene. Oh grazie Padre. Grazie. Grazie Padre. Sento nel mio cuore di dirvi qualcosa, di dirci qualcosa. E mentre preghiamo, scegliamo una persona domani, il nostro posto di lavoro, a casa, nella famiglia, scegliamo una persona alla quale fare del bene, una persona particolare che magari che voi sapete che è scontroso, che è un po' puntiglioso, insomma che vi ha dato un po' di fastidio, scegliamo di fare del bene a questa persona, che ne pensate? Però mettitela davanti e chiede a Dio proprio sapienza per come fare del bene a questa persona. Anche un caffè, sai, dice, ti ho pensato, ti ho portato un caffè, o un fiore, o un pensierino, un regalino, oppure ti voglio buttare alla spazzatura, oppure, che ne so, dammi, ti porto a lavare la macchina, ci faccio fare una passeggiata al cane, qualunque cosa. Qualcosa che possa in un modo o in un altro attivare una reazione a catena. A volte io ho visto questo. Che le persone dure, le persone scontrose sono persone che realmente stanno attraversando dei momenti brutti. E magari sono scontrose con noi. O antipatiche. Sai, la classica persona, gli dè andavati. È perché magari sta attraversando un momento magari fisico, di malattia o economico, e magari noi non lo sappiamo. Dice no, chi dè così di natura. No. Facciamo qualcosa per benedire la vita di qualcuno. Proprio facciamo un favore, qualcosa di una cortesia, una gentilezza, come per dire, pure accomodati prima tu, no? Nel salire le scale oppure nell'entrare nell'ascensore o qualcosa, proprio una gentile, decidi di fare una cosa buona. Se questa cosa la facciamo? Ah? Eh? Da molto tempo già si fa questa cosa? Continua a farla, certo, sempre. Io direi, la cosa bella è scegli ogni giorno una persona diversa. Ogni giorno una persona, oggi mi piglio di mira a Chiedro, oggi mi prendo di mira scegli quello mira. E oggi sceglierò di fargli quindi, del bene, per tutto il giorno. Tutto. Posso dire una cosa io? Una volta, mentre magari ho ricevuto delle cose brutte da qualche persona, magari familiari, sai, la cosa ti fa veramente male. O una persona che tu l'hai sempre vista scontrosa, proprio così, dice, quando dici chi non nasceva così non ci puoi fare niente. È e nato io, storto. E io un giorno chiedevo a Dio proprio questa cosa. Ho detto, ma io non credo, papà, perché tutti siamo, quando poi ho realizzato che tutti siamo suoi figli, tutti, nessuno escluso, ho detto, papà, ma tu non posso credere, se ognuno di noi è come se rappresenta un pezzo del cuore di Dio sulla terra, io non credo che ci siano delle persone proprio che sono così cattive, non ci posso credere. Lì Dio mi ha dato uno dei più grandi insegnamenti, no? Dicendomi ognuno di noi ha qualcosa di bello da dare, ognuno di noi ha qualcosa di speciale dentro, che ha solo bisogno di essere tirato fuori. E come si fa? Amandolo, amandolo. Perché in effetti anch'io, cioè ero, lo sono, una persona molto magari impulsiva, io ero una persona impulsiva, tu magari me ne dicevi una, io te ne devo dire tre,
perché ero magari questa rabbia che ho vissuto a causa di problemi, sono cresciuta con questa rabbia dentro di me, che magari sono diventata una persona impulsiva. Quando è che io sono il lato migliore di me è venuto fuori? E ogni giorno di più è una crescita. Quando ho sentito il suo amore dentro di me, e il suo amore ha portato fuori qualcosa che c'è sempre stato, ma che io tenevo nascosto a causa delle circostanze, i dolori della vita. Ma ognuno di noi è speciale, ognuno di noi ha un lato bellissimo che lo tiene nascosto nel profondo del cuore, e l'unica chiave per far uscire quel lato migliore è l'amore. Quindi amiamo queste persone, soprattutto, come diceva Corrado, le persone che sono scontrose, che magari sono persone pesanti. Quello è il momento che hanno più bisogno di essere amate, perché non si sentono amate. L'amore trasforma la vita, la persona, il cuore più duro. Non esiste niente che l'amore non possa vincere. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti per come ci dai la possibilità di non solo di riconoscere i nostri errori e i nostri sbagli, ma di riconoscere anche il fatto che possiamo migliorarci. Amen, sì. Ed essere le persone che possono fare la differenza lì dove si trovano. E per questo desideriamo realmente fare del bene e portare te alle persone. Amen, sì. Come è scritto di te, che è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Ed è per questo che io voglio ringraziarti, Padre. Questa è la nostra vita, questa è la nostra missione, questo è il motivo per il quale viviamo. Amen. Andare in giro facendo del bene e guarendo le persone. Amen. E per questo noi ti ringraziamo, Padre. Vogliamo benedire ancora questa serata, la rimanente alla serata e quello che ci sta davanti e la giornata di domani. Grazie. Vogliamo benedire, Padre, anche i nostri fratelli che sono a casa, che stanno seguendo in questo momento. Li benediciamo, Padre, dichiariamo che ogni parola possa realmente fare la differenza nel loro cuore. Amen, Padre, e possa grazie. Portarli ed elevarli ad una condizione straordinaria, ancora più di grazia maggiore e di misericordia e di amore, Padre, nella loro vita, verso la vita delle persone che gli stanno loro accanto. Grazie con tutto il cuore per questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Quindi scegli qualcuno, mi raccomando. Tu già. Già uscì. Tu se ne hai più di uno. Hai un giretto. Ce l'ho di mio. Una buona serata a tutti quanti. Buonasera. Ciao a tutti.